Hanno scelto Tempio Pausania per celebrare la loro santa patrona, Santa Barbara, e ricordare i caduti durante la pandemia. Sono giunti da diverse parti della Sardegna. Domenica scorsa, alle 10, nella cattedrale di San Pietro Apostolo, sventolavano i gonfaloni di diverse sezioni dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Con loro il presidente regionale, il generale Antonio Passaghe. Siamo voluti tornare qui perché questa è la città dove io sono cresciuto, ho studiato. Questa è la chiesa dove sono stato cresimato e veramente desideravo tornarci con tutti i miei amici, colleghi, soci artiglieri che possono ancora fare del bene, diciamo, alla Sardegna. Orgogliosi e fieri, con indosso le uniformi, i militari ora in pensione, con la loro presenza hanno voluto testimoniare l'amore per la patria e rinsaldare i vincoli di solidarietà e fratellanza fra gli artiglieri. Ma soprattutto ricordare coloro che durante questa pandemia sono morti e a causa delle restrizioni non hanno potuto ricevere un saluto collettivo accompagnato con gli onori militari. Durante questa pandemia abbiamo perso diversi soci. Uno della sezione di Monserrato, uno della sezione di Samassi, due della sezione di Carbonia e uno della sezione di Cagliari, per dirvi come i paesi della Sardegna hanno perso i soci artiglieri a causa della pandemia e purtroppo noi non abbiamo potuto accompagnarli come avremmo voluto la loro dipartita e portarli al cimitero. Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre.